Siamo sul Naviglio Grande, l'arteria d'acqua che è servita a connettere Milano con il suo territorio. Qui passavano i materiali, le merci che sono servite a costruirne la potenza economica. Alle mie spalle la Canottieri Milano, un'istituzione sportiva dal 1890. Qui sono nati grandi campioni e passati grandi milanesi. È uno sport che ti rapisce la prima volta in cui sali in barca. Quando esci le prime volte che lasci il pontile è una sensazione unica e secondo me non riesci più a farne a meno. È uno sport di grandissima tradizione, è anche bello provare a immaginare questo sport alla fine dell'Ottocento, peraltro quando nasce la Canottieri Milano, in piena Belle Époque. In quegli anni era uno sport molto prestigioso, e soprattutto nelle grandi capitali europee dove c'erano questi grandi fiumi. Se pensiamo al famoso quadro di Renoir, la colazione dei canottieri, possiamo esattamente avere in mente qual è il mondo in cui questo sport mette le sue radici e peraltro qual è il mondo in cui nasce la Canottieri Milano. Questa Canottieri Milano è nata 124 anni fa, proprio l'anno 21 faremo la celebrazione del 125esimo anniversario, dall'idea di un gruppo di atleti. Questa nostra società, che è un'associazione sportiva dilettantistica, nel corso di 124 anni appunto, ha cercato di favorire lo sport milanese partendo dai giovani e annovera tra i suoi soci oppure ex soci molti campioni olimpionici. Scoprire un talento nel canottaggio, come in tutti gli sport, non è facile. Una caratteristica fondamentale è la passione e l'impegno che anche già un bambino, un ragazzo dimostra. Deve saper correre, saltare, iniziare a imparare a remare, fare molti movimenti a livello di coordinazione, giocare con la palla, quindi è uno sport che utilizzando tutto il corpo ha bisogno di una coordinazione totale di tutto il corpo. Come mai hai scelto il canottaggio? Ho scelto il canottaggio perché lo conoscevo come uno degli sport più completi e insieme al nuoto e perché ho sempre avuto la passione comunque degli sport che hanno a che fare con l'acqua, sono sempre anche andato in barca a vela. Insomma, uno sceglie la barca, sceglie di remare per stare all'aria aperta, ma vi allenate in piscina praticamente. Com'è passare l'inverno qui dentro? Beh, come tutti gli sport ci vuole la componente di allenamento fisico e poi c'è la parte di allenamento in barca, però senza l'inverno qua dentro, senza i pesi, senza la lavascavoga, senza il reenergometro, l'allenamento non sarebbe niente. Quindi è fondamentale, è parte dello sport, questo è proprio parte del canottaggio. Il canottaggio è uno sport molto metodico. Passi molte ore in palestra, molte in barca e quindi le ore della giornata sono 24. Alcune le devi per forza dormire, mangi perché non se ne può fare meno, anzi è molto piacevole anche sedersi a tavola quando dopo l'allenamento si è affamati. E poi si deve andare a scuola da giovani e quindi ci si alza presto la mattina, allenamenti, doccia,
direttamente a scuola, un boccone, e poi si è qua di nuovo tra amici a condividere le gioie e le fatiche di un allenamento molto intenso. Sicuramente a livello nazionale in Italia abbiamo assistito negli ultimi anni a un incremento dello sport del canottaggio, sia a livello di corsisti, quindi di gente di base. Abbiamo avuto un grosso incremento dal punto di vista dei giovani, un grosso incremento dal punto di vista dei ragazzini, un buon vivaio dal punto di vista juniores, under 23 e in questo periodo anche a livello seniores. Barca con un campione del mondo, cosa si prova? Sicuramente c'è un po' di tensione, però è molto stimolante, poi lui è molto gentile, spesso pretende molto, però è molto bello. Quando sei in barca che senti proprio la barca che si alza, che scivola via, e te che riesci a remarci sopra in maniera perfetta, è una sensazione proprio unica, indescrivibile, secondo me, un'emozione.